Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo finalmente a Mitologicamente Pokémon, nata ai tempi come speciale dei 1000 iscritti. È uscita la nuova generazione anche troppo tempo fa. Io finalmente ho completato tutto il gioco, non al 100%, ma almeno ho compiutezza di quello di cui sto per parlare per la prima volta vera nella mia vita, essendo questo il primo gioco Pokémon che io ho realmente posseduto, mio, e non preso in prestito dal solito cugino che c'ha la PlayStation 28. Generazione 8 dei Pokémon. Oggi parliamo di tutti i Pokémon nuovi dell'ottava generazione della regione di Galar e delle loro origini mitologiche. Non sono tantissimi, ma quelli che ci sono hanno dei pipponi incredibili di teoria alle spalle sulle loro origini mitologiche. Quindi diamoci sotto, bando alle ciance e sigla. Prima di iniziare vi ricordo che ho scritto un libro, Il Destino di Loki, primo libro della quadrilogia del Crepuscolo. Trovate i link in descrizione per comprare sia la versione cartacea che Kindle su Amazon. Oltre ciò trovate i link per la piattaforma Viola di Streaming. Mi raccomando, venite numerosi il lunedì e il giovedì dalle 18 e il mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Trovate anche i link per tutte le mie pagine social, per tutte le pagine dei Patreon, PayPal e robe per donare e sostenere economicamente il canale. Ringrazio i miei Patreon che mi sostengono ogni mese con una buona somma che mi permette di fare qualche esperimentino in più. Inoltre vi ricordo che trovate anche i link per recuperare lo store delle magliette, che trovate anche presente nella finestra sotto il titolo nella descrizione del video, e trovate anche i link per la mia pagina Doceti e lo store di Cronaca di Topolino, dove potete recuperare per esempio il fumetto che ho scritto io, Sortisa Special, l'anticamera della follia. Detto questo, andiamo avanti. Come ormai succede nelle ultime generazioni, gli starter non ci regalano grandi sorprese, ma la linea evolutiva di Cinderace, Pokémon 813, 14 e 15, siccome mi pressate tantissimo nel ricordarlo, ve lo dico, porca Eva, è ispirata, come ogni starter Pokémon, a un animale dello zodiaco cinese, e in questo caso abbiamo il coniglio. Pokémon 823, Corviknight, Pokémon tipo acciaio volante, uno dei miei preferiti in assoluto, sempre presente in team più o meno, dovrebbe essere ispirato al classico cavaliere a cui non dovete cagare il cazzo, Cavaliere Nero, citando il buon e il compianto Gigi Proietti. Ma siccome c'ha la barba, gli manca solo l'occhio guercio e secondo me è Odino, cioè deve essere per forza Odino, ragazzi. Pokémon 827, 828 e 836. La linea evolutiva Nikita Tivul e Boltund sono folcloristici, sono il richiamo alla caccia alla volpe. Ma nello specifico, il Pokémon 828 Tivul, che è una volpe di tipo buio, è il classico archetipo del ladro gentiluomo, e qui sento risuonare la OST di Persona 5. Ma oltre ciò, avendo i baffetti, gli stivali e la maschera nera, ed essendo una volpe, se traducete volpe in spagnolo ottenete Zorro, quindi Tivul è letteralmente il Pokémon Zorro, o Adrian in questo caso. Yamper, che è il Pokémon 835 dalla pre-evoluzione di Boltund, invece, è molto particolare perché non è mitologico ma più un meme. È il Pokémon ispirato al cane della regina Elisabetta, che tendenzialmente è sempre un Welsh Corgi. Quindi la regina Elisabetta è così tanto meme che adesso ha anche un cane Pokémon. Pokémon 839, ultimo della sua linea evolutiva, Colossal, Pokémon rocciafuoco dal design non proprio originalissimo, cioè le prime evoluzioni sono una rotella di carbone e letteralmente un carro di miniera pieno di carbone senziente. Colossal sembra ricordare un alto forno, comunque una fornace, tipo il motore di una locomotiva, specie nella Gigantamax. Ma proprio nella Gigantamax, Colossal sembra il classico kaiju che incarna un qualcosa di normalmente comunemente accettabile nella società umana, che diventa un mostro. Quindi letteralmente adesso è una miniera mostruosa, senziente, semovente, gigante. Colossal probabilmente è un kaiju. Pokémon 840, 41 e 42, tipo Erba Drago, una linea evolutiva con due evoluzioni alternative.
Applin, Flapple e Appleton sono dei Pokémon tipo erba drago, il cui concetto è letteralmente un serpentello barra drago che vive e fa sua come parte del corpo una mela o dolce o amara, a seconda delle evoluzioni che preferite. Oltre a essere un Pokémon molto buono in realtà in tutte le sue declinazioni, perché è un Pokémon erba drago? È un verme nella mela in realtà, non è proprio un serpentello. Questo perché in lingua inglese il termine che si utilizza molto spesso per indicare i draghi è verme, worm o worm. E a parte sto colpo di genio, potrebbe essere ispirato al serpente primordiale che ha tentato Eva, o addirittura al drago greco Ladone che custodisce le mele del giardino delle Esperidi. Inoltre, in Gigantamax, la sua mossa peculiare si chiama G-Grav in inglese ed è letteralmente un riferimento all'aneddoto che racconta di come Newton abbia, tra virgolette, scoperto la gravità vedendo una mela cadere. Quindi vai, folklore, storielle, mitologia, tutto in uno. Passando velocemente Toxtricity, anche se è un vero peccato perché un Pokémon chitarrista barra bassista di un gruppo punk è fighissimo come concept, andiamo avanti. Sentiscorch, Pokémon fuoco coleottero, è ispirato a uno yokai dalla forma di un millepiedi gigante che si chiama Omukade, le cui zampette terribili sembrano effettivamente cremisi o rosse come il fuoco o fiammeggianti. Se avete seguito la mia live sul sito Viola in cui abbiamo provato per la prima volta Getsu Fumaden, l'avete visto perché mi ha ucciso due volte. Pokémon 854 e 55 tipo spettro, Sinistri e Poltergeist, una linea evolutiva molto particolare che di base ricolterebbe la possessione da parte di un poltergeist, per l'appunto, di una tazzina e di una teiera, ma in realtà potrebbe benissimo ricordare, essere ispirato, specie nella sua evoluzione finale, Poltergeist per l'appunto, un particolare Tsukumogami, ovvero uno yokai che è in realtà un oggetto tanto vecchio da aver accumulato abbastanza energia da prendere vita. Si chiamerebbe Morinji no Okama ed è letteralmente una teiera con gambette, braccine e una faccia diabolica. Linea evolutiva di Attarin, Pokémon 856, 57 e 58. Athena è un Pokémon psico che è semplicemente il cappello di una strega, punto. Attrin, la sua evoluzione, sempre Pokémon psico, non solo ricorda il cappello di una strega, ma anche la Witch Ladder, ovvero una sorta di talismano che veniva composto di capelli e legnetti, le cui forme facevano capo a diversi effetti magici che questo incantesimo doveva avere. E infatti il corpo di questa linea evolutiva in realtà è principalmente composto dalla pelliccia, dai capelli di questo Pokémon. Attrin, la sua evoluzione finale, è un Pokémon psicofolletto che può ricordare tanti spiritelli, delle volte malvagi, delle volte più benigni, solitamente si fa riferimento alla classica strega, addirittura anche a Baba Yaga per esempi più negativi. Dovrebbe però essere ispirato a uno spirito giapponese di nome Arionago, che appare come una bellissima donna con dei capelli lunghissimi che però quando ti prendono sono come dei tentacoli affilati che ti tranciano, ti strozzano e fanno tante altre cose belle. Nella sua Gigantamax questo Pokémon ha lunghissimi capelli, un corpo relativamente piccolo e il corpo composto di capelli sembra avere tipo delle finestrelle, quasi fosse un'alta torre, e il riferimento potrebbe essere al Raperonzolo. La linea evolutiva parallela di quella di Attarin è quella di Grimmsnarl, che preferisco francamente. Pokémon 859 tipo buio folletto, Impidimp, è letteralmente un diavoletto, un piccolo imp, un goblin visto un po' la forma del suo corpo, insomma il classico diavoletto dispettoso. Potrebbe inoltre ricordare il Lincoln Imp, per l'appunto un diavoletto che è presente nella cattedrale di Lincoln in Inghilterra. La sua evoluzione Pokémon 860 Morgrem è più particolare perché dovrebbe essere ispirato al Claricauno di Monaghan. Per specificare, il Claricauno è la versione incattivita, incacchiata di un leprecauno che fa solo dispetti brutti. Ma potrebbe ricordare anche il Red Cap, ovvero il berretto rosso, presente anche in Harry Potter, che è questo spiritello che va in giro con un berretto rosso a tirare persone, farle perdere nella torba e poi ucciderle con una picca, la cui sagoma sarebbe ripresa dalla coda di Morgrem. Ma il suo
nome ovviamente fa riferimento anche ai Gremlin. Pokémon 861 Grimmsnarl potrebbe essere ispirato genericamente a un mostro peloso, quindi a un orco, a un goblin, a un troll, ma anche a un oni giapponese, tanto che alcuni ci vedono le somiglianze con i Chimimorio, spiriti mostruosi delle montagne generici del folklore giapponese. Potrebbe essere anche lui semplicemente l'uomo nero, il babau, o addirittura una strega cattiva. In più potrebbe essere ispirato anche a Grendel, il mostro che verrà ucciso da Beowulf nella sua saga. Considerato però che letteralmente i muscoli del suo corpo sono capelli, potrebbe essere anche un vago riferimento a Sansone. Cominciamo con la serie di evoluzioni nuove a Pokémon appartenenti ad altre generazioni che magari hanno forme Galar, e cominciamo da Obstagoon. Pokémon 862 di tipo normale, Obstagoon è un diavolo di hooligan che però potrebbe essere ispirato a uno Gnoll, che però è una creatura principalmente dei bestiari di D&D. Miao Galar e la sua evoluzione esclusiva per Galar sono un miracolo della scienza. Berserker, un gatto tipo acciaio che è un vichingo con la barba ed è un berserker. È bruttissimo e bellissimo allo stesso tempo. Corsola a Galar diventa di tipo spettro e muore definitivamente evolvendosi in Corsola, Pokémon numero 864 di tipo spettro, che è letteralmente un corallo sbiancato e che, visti gli effetti pietrificanti che ha la sua aura spettrale, potrebbe ricordare, anche vista la forma, Medusa la Gorgone, ma è un collegamento un po' vago. Farfetch Galar, che si fa un po' il figo, invece di portare in mano un porro giapponese porta un porro gallese, che è un simbolo nazionale del Galles, evolve in Sirfetch, un cavaliere bianco papera che sta nel laghetto. È il Pokémon del laghetto ed è l'Ancillotto! Se lo merita quel bastardo di essere una paperella! Però è figo Sirfetch in realtà, a me piace un sacco. Pokémon 866 tipo ghiaccio psico è l'evoluzione della forma Galar, per l'appunto ghiaccio psico, di Mr. Mime. Mr. Rime non è mitologico, ma penso ormai sia leggendario perché è ispirato a Charlie Chaplin e al suo Charlot. Pokémon 867, se portate uno Yamask con al massimo 49 punti vita sotto un punto specifico delle terre selvagge, si evolverà in Runerigus. Invece di diventare un sarcofago egizio, diventa letteralmente la Ingvar Runestone, la pietra runica di Ingvar, animata da questo spirito drago spettro. È bellissimo, un vago riferimento anche a Nidogger, perché no? È una pietra runica impossessata ed è bellissima, ma i 49 punti vita sono un riferimento ai 49 giorni che devono passare in una sorta di purgatorio le anime che nel buddismo devono attendere per la prossima reincarnazione. È una cosa molto carina. Pokémon 870 tipo lotta Phalanx, molto simpatico, è banalmente ispirato alla falange, che può essere quella macedone, romana, spartana o quel che è, ma in questo caso, visto che siamo in Inghilterra, dovrebbe essere un famoso riferimento alla legione perduta, questa legione arrivata per l'appunto in territori britannici e poi scomparsa. Pokémon 874 Stonejourner è un pezzo di Stonehenge con qualche runa norrena. Stonehenge, punto, fine. Pokémon 876 tipo psico Indeedee dovrebbe essere un riferimento ai Lari, ovvero agli spiriti della casa latini. Questo perché i particolari capelli di Indeedee ricordano i corni dei fauni, che spesso erano un oggetto che portavano in mano i Lari nelle loro rappresentazioni. Ma più genericamente, visto che siamo in Inghilterra, dovrebbero ricordare i Brownie, una variante dei Leprechaun, degli spiriteri un po' dispettosi, un po' favorevoli delle case. Questi li cito al volo: Dracozolt, Actozolt, Dracovish, Actovish, dai Pokémon dall'880 all'883, sono i nuovi fossili e sono ispirati a un parco di fossili che mostrava ricostruzioni di dinosauri fatti però con ossa di varie antichità prese a caso.
sono dei Pokémon orripilanti, sono ispirati al concetto di chimera, ma sono veramente terribili, sono fra i Pokémon più brutti che io abbia mai visto, a mio parere. Per quanto apprezzi Dracozolt a livello combattivo, sono una cacata incredibile. Pokémon 884 tipo acciaio drago e Duraludon, che è un drago che personifica però il grattacielo britannico noto come Shard, ma in sé anche lui sembra essere un riferimento ai kaiju. In questo caso, invece di avere Kong vs Godzilla, abbiamo il grattacielo su cui si arrampicò King Kong nel suo primo film contro Godzilla. Perché contro Godzilla? Perché da Pokédex Duraludon e Tyranitar si contendono i territori di caccia e quindi combattono spesso fra loro. E sono letteralmente due kaiju che combattono. Andiamo avanti che c'è troppa epicità. Dreepy, Dracloak e Dragapult sono ispirati banalmente ai caccia stealth, ecco perché sono semitrasparenti e sparano le loro progenie come se fossero dei siluri, ma dovrebbero essere ispirati, stando solo alla mitologia e alla leggenda, a una razza di anfibi che si dice, secondo le leggende, discendere dai draghi. Questo anfibio viene chiamato Proteo ed è un anfibio che vive in pochi luoghi della Terra, in caverne al buio, quindi è molto spesso o completamente nero o senza pigmento, praticamente non ha organi sensori basati sulla vista, ma ha dell'olfatto e dell'udito sviluppatissimi. Arriviamo al nocciolo, alle cose dure e pure, ai leggendari di copertina, Zacian e Zamazenta. Pokémon 888 e 89 non sono né Ferrir né Scolleati, sono ispirati al ciclo arturiano. Zacian nella sua forma completa è il Pokémon folletto acciaio, di natura più femminile, quindi dovrebbe essere una donna che porta in mano, anzi fra le fauci, una spada inarrestabile. È la dama del lago con Excalibur, o in alcuni casi, vista la sua inimicizia con Zamazenta molto spesso, ma anche il suo rapporto di alleanza un po' ostica, laddove Zamazenta è praticamente una versione di Re Artù, Zacian potrebbe anche essere Morgan Le Fay. Zamazenta per l'appunto dovrebbe rappresentare la parte maschile della coppia, quindi probabilmente Re Artù in sé per sé, ma in realtà, visto la sua arma, uno scudo invincibile, potrebbe rappresentare benissimo o Galahad o lo stesso Re Evelake con il suo scudo invincibile. Hanno una forma di lupo perché era un simbolo araldico molto importante in tempi antichi, nel primo medioevo inglese. Ma inoltre potrebbero rappresentare il paradosso preso dalla mitologia greca, in cui gli dei hanno inviato un cacciatore infallibile, l'Elapo, a inseguire la volpe teumessiana, che era una volpe incapace di essere presa da qualsiasi cacciatore. Due personaggi che furono poi presi e messi nella volta celeste per evitare un paradosso spacca universo. Parlando di volta celeste, Zacian e Zamazenta sono ispirati al sistema binario della stella Sirio. Difatti Zacian rappresenta Sirio A, più piccola e brillante, 1,1 volte la massa del Sole, del nostro Sole, e Zamazenta rappresenta Sirio B, meno luminosa ma 2,1 volte il nostro Sole. E infatti i loro pesi sono 110 kg e 210 kg. E fanno ovviamente parte della costellazione, queste stelle, del cane maggiore. Bravo Game Freak! Eternatus tipo drago veleno si è discusso molto, potrebbe addirittura essere un riferimento alla mitologia indiana, però rimanendo in ambito arturiano e quindi galariano, perché siamo in Inghilterra, in realtà dovrebbe essere un riferimento a Uther Pendragon, che dopo aver seminato un po' di casino ha preso la forma di drago, ovvero il simbolo araldico di un drago come suo simbolo personale. Però potrebbe anche essere un riferimento al drago dell'Apocalisse, perché Eternatus, scagliando pezzi di stelle sulla superficie di Galar, per l'appunto quelle che poi hanno provocato il fenomeno Dynamax, proprio per accorciare la lore del gioco, in realtà potrebbe essere un riferimento al drago dell'Apocalisse, che si dice scaglierà un terzo delle stelle del cielo sulla Terra.
Passiamo al leggendario del primo DLC, l'Isola dell'Armatura. Passiamo direttamente a Urshifu, la sua evoluzione finale, che nelle sue due forme, specie in Gigantamax, ricorda le forme rabbiose delle divinità buddiste, quando per l'appunto anche Buddha si arrabbia e assume la forma di un guerriero implacabile per distruggere tutto. Anche se in realtà la bene è meglio, Urshifu dovrebbe ricordare Bruce Lee. Pokémon misterioso introdotto con un evento specifico, Pokémon 893, tipo Erba Buio, Zarude è una scimmia, appunto. Ma vista la sua colorazione, dovrebbe ricordare la Shag Monkey, ovvero la versione scimmiesca del Black Shag, il gramo. Classica scimmia spiritica demoniaca che fa cose brutte. Ma potrebbe anche ricordare la Karyu Ape, una scimmia demoniaca per l'appunto che infesta il castello di Karyu. Pokémon 894 e 95 abbiamo i due nuovi Regi, Regieleki e Regidrago, che sono ispirati ovviamente al golem ebraico, ma in questo caso voglio sottolineare come i Regi sono ispirati a determinate epoche della storia umana, tipo Regi Rock all'età della pietra, Regi Ice l'era glaciale, eccetera eccetera. Qui abbiamo Regieleki, che è l'età moderna, o la rivoluzione industriale, diciamo così, vista l'elettricità, e poi abbiamo Regidrago, che potrebbe essere benissimo l'età medievale, visto il drago. Ma andando un po' nello specifico, Regidrago, avendo un corpo composto da una sfera avvolta da fauci di drago, in pratica, potrebbe essere un riferimento alle sfere che racchiudono i poteri dei draghi nella mitologia orientale generica. Ultimi leggendari introdotti insieme ai Regi nell'ultimo DLC, Le Lande della Corona, abbiamo Calyrex e i suoi due possibili destrieri, Glastrier e Spectrier. Allora, si discute tantissimo di questi due destrieri, che potrebbero essere riferimenti a due cavalli, uno bianco e uno nero, presenti in un racconto di Didier Arthur di origine gallese. Potrebbero essere addirittura i cavalli della carrozza di Cuchulainn, del carro di Cuchulainn. Secondo alcuni potrebbero essere i cavalli di due cavalieri dell'Apocalisse, di Conquista o in realtà Pestilenza e di Carestia. In realtà è molto più probabile che sia un riferimento a uno storico re di Irlanda che riuscì a domare un cavallo spiritico particolarmente potente e particolarmente dannoso. Visto che Calyrex è un re dalla corona verde legato a un qualcosa di verde, è abbastanza scontato che ricordi il re Brian Boru, alto re di Irlanda, che riuscì a domare il cavallo spiritico noto come Poca, che era un cavallo di origine Sidee molto potente, che questo re leggendario riuscì a domare utilizzando per l'appunto delle briglie composte da delle crini prese dalla coda di questo cavallo in una precedente colluttazione, come succede esattamente in Pokémon, dove prima di affrontare uno dei due cavalli a scelta, a seconda di quello che preferisci, strappargli due o tre crini e forgiare delle briglie che serviranno a Calyrex per raggiungere la sua forma finale a cavallo di uno dei suoi due destrieri. In generale, Calyrex dovrebbe essere un coniglio dell'abbondanza legato alla natura, essendo anche il re dell'abbondanza, e quindi in teoria dovrebbe essere collegato a divinità come Eostre, che sono divinità della primavera che fanno rifiorire la natura e che hanno come simbolo il coniglio, o in senso lato tutte quelle grandi madri che hanno come simbolo il coniglio. Ma il coniglio buono che cavalca una creatura spirituale, diciamo negativa, che incarna la morte o l'inverno, potrebbe essere un riferimento alla caccia selvaggia che Calyrex condurrebbe in questo caso, prendendo le veci di altri re leggendari, tra cui ovviamente, essendo a Galar, Re Artù, che secondo il mito britannico è quello che conduce la caccia selvaggia. Quindi, ragazzi, potrebbe esserci quest'altro significato. Ma detto questo, io mi fermo qui, che sto video è venuto già lunghissimo di per sé. Ecco la nuova generazione Pokémon dal punto di vista mitologico, snocciolata in poche parole. Grazie a tutti per l'attenzione, ragazzi. Spero che questo listone vi abbia interessato e che il ritorno a mitologicamente Pokémon vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye!